Ah no, pensavo di essere in barca, ma non lo sono ancora. Prima dobbiamo fare il tagliando. Ogni anno, quando è ora del tagliando, vado da ricambista, insomma, di zona Volvo Penta e vado sempre a spendere queste quattro palanche. Sono proprio felicissimo di questo. Però, nonostante tutto, credo nell'importanza di utilizzare ricambi originali. Quindi continuerò a farlo. Per ora questa scelta mi ha sempre ripagato e quindi continuerò a portare avanti questa idea che ho. Eccoci qui. Allora, siamo all'interno della barca. Qui ci sono le antivegetative avanzate e qui c'è tutto pronto, quindi 20 kg di olio, il VDS 4.5 che sarà del 1540 e poi l'olio sintetico per le trasmissioni 75-140 per i DPG. Giranti, zinchi, filtro gasolio, filtro olio, filtro aria e di quello che c'è praticamente non manca niente. Eccoci qui, tutte le cinghie sono state tolte per l'inverno, sono ancora buone perché le ho messe l'anno scorso, quindi hanno un'ottantina di ore. I giranti verranno comunque cambiate, le cambio ogni anno, magari per niente, ma preferisco cambiarle per niente. Il motore cerco di tenerlo sempre bello pulito, di curarlo ancora di più della donna. Appena messo giù il telefono con il meccanico che questa mattina mi ha fatto i lavori. Allora, cosa dovevamo fare quest'anno? Quest'anno dovevamo fare olio motore, filtri olio, filtri gasolio, filtri aria, pulizia dei prefiltri che mi ha anche consigliato di cambiare perché attualmente ci sono in AUCO che sono i filtri originali che montava Cranchi all'epoca e adesso sarebbe da prendere dei Racor 500 e montare i Racor 500 perché si trovano tutti i ricambi, sono comodi da smontare, hanno la coppa di vetro che ti permette di vedere all'interno, quindi quelli sarebbero i filtri attualmente da montare. Vedremo tra le future spese di mettere dentro anche quella. Poi che altro c'era? L'olio piedi, sapete che con i DPG io monto CAD 300 Volvo Penta, quindi con i DPG che sono piedi un po' delicati vanno trattati bene e con l'olio 75-140 io lo cambio ogni anno facendo dalle 80 alle 100 ore l'anno, alle 130 ore l'anno. Poi che altro? Ovviamente classica storia annosa sui DPG, bisogna anche avere la manetta un po' morbida, non fare smanettate, ok? I DPG non vanno d'accordo con gli smanettoni e né con chi si dimentica di fare la manutenzione adeguata. Le cuffie le abbiamo fatte l'anno scorso, le cinghie le abbiamo fatte l'anno scorso, ho comunque fatto smontare quest'anno le cinghie prima dell'inverno e perché ero curioso di vedere se le pulegge fossero belle pulite, che non avessero puntini di ruggine. Perché se ci sono dei punti di ruggine dove scorre la cinghia, chiaramente le cinghie si rovinano, però le cinghie erano belle, è stato più un controllo per scrupolo, ok? Le eliche le ha smontate, me le pulisce sempre con l'acido muriatico e tornano splendenti, sono in acciaio inox, quindi vanno pulite e di solito, piccolo trucco, sporcarle di grasso nautico prima del varo e per 2 o 3 mesi rimangono belle, diciamo che fa una specie di antivegetativa perché dopo navigando un po' alla volta si toglie il grasso e l'elica arrivi diciamo a inizio estate che è ancora molto bella e non occorre mai pulirla. L'anno scorso ho fatto anche un altro lavoro importante e straordinario, i pistoni dei trim sono 4 come ben sapete e li ho dovuti far smontare perché perdevano e ne perdevano 2, 1 o 2. Comunque li ho fatti smontare tutti e 4, li ho fatti revisionare completamente tutti e 4 e hanno fatto veramente un ottimo, ottimo lavoro. Hanno rifatto tutto l'alberino, tutte le tenute, sono veramente, penso che per altri 20 anni la barca non avrà problemi. Per quanto riguarda le giranti, io le faccio ogni anno e ritengo sia necessario farle ogni anno perché per quanto sono quasi certo che per almeno 2 stagioni quelle originali della Volvo non danno problemi, non hanno una spesa così eccessiva da non cambiarle. Io ritengo che quando hai il meccanico lì che ti sta facendo il tagliando annuale
le giranti sono una cosa talmente essenziale che non vale neanche la pena rischiare, insomma, di non cambiarle. Bene, quindi io con questo video vi lascio. Tra un po' ci saranno tante novità, tra cui novità sui lavori che stiamo facendo alla Boston Whaler. Stiamo refittando tutto l'impianto elettrico e abbiamo aggiunto delle piccole chicche molto molto interessanti. Ci saranno dei lavori che tra l'altro hanno già cominciato oggi anche sulla Sea Warrior 2, che verranno terminati a metà aprile, e sarà una sorpresa, verrà aggiunta un po' di tecnologia, diciamo così. E poi ci saranno tanti video di ormeggi, di navigazione. Volevo fare delle avventure con la Boston Whaler partendo da Aprilia Marittima, e insomma dai, ci sarà da divertirsi. Ciao ragazzi!